Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali argomenti e delle principali attività portate avanti dal Consiglio regionale della Toscana. In primo piano quest'oggi il Corecom Tour che si è concluso con l'ultima, la decima tappa a Pisa, alla presenza anche del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Si è concluso con l'ultima tappa a Pisa il Corecom Tour, il viaggio nei 10 capoluoghi della Toscana, partito a ottobre scorso che il Comitato Toscano per le Comunicazioni in collaborazione con l'Unione Province Italiane ha intrapreso per farne conoscere funzioni e attività a enti locali, cittadini, imprese e associazioni. È la prima volta che il Corecom esce almeno in modo così strutturato dalle stanze fiorentine e ci sembrava importante stabilire questo ponte diretto con le istituzioni, con i cittadini, con le scuole, con l'associazione, con le imprese, perché il Corecom svolge tante funzioni sia sul mondo dell'informazione ma anche sull'educazione digitale e sulle buone pratiche di comunicazione che non sempre tutta la popolazione toscana conosce, per cui è un modo per dire il Corecom c'è, è a disposizione, ci sono tanti servizi come il concilia web per le conciliazioni con le controversie telefoniche che può essere di utilità concreta e quotidiana per la vita dei cittadini toscani. E una delle prime richieste che ho fatto al nuovo Corecom, al suo presidente, a tutto il consiglio, andare tra la gente, ascoltare, cercare di trasmettere il lavoro importante che il Corecom porta avanti per i cittadini. Risposte tante che vengono date sui temi legati alle questioni legate alle telecomunicazioni di vario genere, alcune anche questioni che toccano proprio la vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini toscani, e sapere che si è stati in tutte le province, che la risposta è stata molto positiva e la voglia e la necessità di continuare anche a raccontare i tanti progetti che vengono portati avanti. Io penso al comunicatore toscano dell'anno, penso ai progetti iniziative sociali che vengono raccontati attraverso i migliori progetti di comunicazione. È un modo davvero per cercare di restare all'altezza dei bisogni, degli occhi delle persone. Il Corecom è un organismo molto importante perché ha molti ruoli, oltre a quello di controllo, ruoli importanti nella comunicazione, ma sono anche molti i bandi che vengono fatti dal Corecom. C'è il bando per la Toscana che fa bene, dove viene premiata l'associazione che fa la migliore comunicazione in campo sociale, c'è Toscana in spot, il miglior spot, quest'anno era dedicato alle dipendenze digitali e ci sono arrivati veramente degli spot, uno più bello dell'altro, abbiamo fatto fatica a scegliere il vincitore. C'è il premio comunicatore toscano dell'anno, quest'anno a dicembre con una bellissima cerimonia a Firenze sono stati premiati 6 giornalisti inviati di guerra, tutti e 6 toscani, tra l'altro volti famosissimi anche al grande pubblico. Premiamo anche la miglior tesi in comunicazione magistrale delle università toscane, il vincitore sono sempre ovviamente ragazzi molto giovani, oltre a vincere un premio in denaro vede pubblicata la propria tesi. Insomma, sono veramente molte le iniziative che svolge il Corecom e questo Corecom Tour ci è servito per cercare di farle conoscere tutte. Sono già diversi anni che viene svolto questo patentino digitale. Noi ovviamente quando ci siamo insediati abbiamo continuato a farlo realizzare e c'è sempre l'accordo con l'Istituto degli Innocenti che si occupa materialmente dei corsi che vengono fatti e che sono rivolti ai ragazzi della prima media e ogni anno vengono scelte alcune scuole che appunto porteranno i ragazzi a frequentare questi corsi e si sono rivelati veramente molto importanti per proprio assicurare un patentino digitale che serva a capire quali sono non solo i pregi, diciamo, della navigazione ma soprattutto stare attenti ai pericoli che ci possono essere.
Consiglio regionale in prima linea anche nel sostegno alle famiglie, alle prese con i problemi legati all'autismo, e sotto questo profilo una mostra è stata presentata in Palazzo del Pegaso relativa proprio alle attività artistiche che hanno a che fare con l'autismo. Prosegue l'iniziativa degli artisti in blu promossa dall'Associazione Autismo Siena, che permette ai ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico di cimentarsi nell'arte e nella pittura. Quest'anno i lavori realizzati dai giovani artisti, ispirati a una ventina di quadri della collezione permanente del Museo Novecento di Firenze, sono protagonisti della mostra Riflessi nel cristallo in Palazzo del Pegaso. Una collaborazione che entusiasma a vedere i risultati. Immediata comprensione del linguaggio creativo, artistico. Non ci deve sorprendere, perché quello che si legge nel decalogo dell'associazione, che non dobbiamo pensare come diversità questa, ma come un'alterità ricca con qualche problema, ma chi non ha problemi, con più problemi di comunicazione. Noi dobbiamo imparare a relazionarci al loro linguaggio, a questo loro modo e mondo di comunicare. È molto interessante, per esempio, a mio parere, nella mostra, vedere come a fronte dello stesso quadro di riferimento ci sono due reazioni molto, molto diverse, no? Proprio perché la sensibilità coloristica o di attenzione ai particolari, no, è diversa tra l'uno e l'altro. E comunque, per carità, secondo me comunque abbiamo fatto delle opere artistiche. Non diventeranno famose, non andranno sui cataloghi d'arte importanti, però insomma sono una testimonianza del vissuto di questi ragazzi e in parte anche delle loro famiglie, se vogliamo. C'è chi è più preciso, c'è chi è più creativo, ognuno però esprime i suoi sentimenti, come si sente quel giorno, esprime se stesso appunto attraverso queste opere, attraverso questi quadri, che infatti sono diversi ognuno dagli altri, anche se magari si riferiscono alla stessa opera. È un modo bellissimo per loro per esprimersi, perché molti non riescono a esprimersi verbalmente, e comunque per noi è una soddisfazione grandissima sapere che la loro arte viene veramente riconosciuta, viene apprezzata non solo dalla Biennale ma anche dal Consiglio regionale quest'anno, che ci premia, diciamo, esponendo presso i suoi locali. Consiglio regionale e mostre con l'esposizione dedicata alla memoria di Francesco Sandrelli, il pittore aretino deceduto nei mesi scorsi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente nel raccordo anulare a Roma con la sua auto andata completamente in fiamme. Il taglio del nastro in Palazzo Bastoci. Epifanie dal colore al segno è il titolo della mostra di Francesco Sandrelli, inaugurata negli spazi espositivi di Palazzo Bastoci dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e curata dalla regista Riccardo Vannuccini. Le tele dell'artista di Castiglion Fiorentino sono prevalentemente simboliche e narrative. Si tratta di una pittura scaturita dalla filosofia della mente, guidata dall'intuizione. Una raccolta narrativa di visioni ed emozioni di natura rurale, della lotta della campagna contro la città, delle spighe contro le mode. Un percorso, diciamo, della produzione di Francesco Sandrelli molto varia, che va da opere, soprattutto quelle, diciamo, del primo periodo, in cui l'uso del colore è molto presente, a un periodo invece in cui il colore si attenua, per poi però riesplodere nelle grandi opere di grandi dimensioni, che sono i teloni che vediamo in questa sala, in cui
convivono sia il colore che la ricerca del segno, quindi delle opere un po' più grafiche, fino ad arrivare nell'ultima sala in cui abbiamo voluto mettere le ultime creazioni di Francesco Sandrelli, che sono i disegni, cioè quindi matita su carta, in cui ricercava proprio l'essenzialità del segno. Io personalmente sono legato alla fase dei grandi teloni, perché in questa fase, secondo me, anche da un punto di vista formale, riesce ad acquisire non solo una tecnica espressiva più compiuta, ma anche una forma proprio di espressione personale più matura. In Consiglio regionale anche la presentazione di un volume dedicato al Rinascimento dal titolo Genio e regolatezza. Nel Rinascimento un'analisi profonda del periodo storico davvero irripetibile che ha visto la Toscana e i suoi artisti protagonisti assoluti. Un libro che si interroga sul genio attraverso il richiamo al Rinascimento e ai dialoghi tra i più grandi di quel periodo irripetibile, da Michelangelo a Pietro l'Aretino, da Giorgio Vasari a Lorenzo il Magnifico, e il volume di Cinzia della Ciana, Genio e regolatezza nel Rinascimento, presentato nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, che analizza l'intelligenza e il talento delle personalità toscane più influenti dell'epoca fra eclettismo, tormenti e viaggi. È un omaggio alla nostra terra, innanzitutto, alla terra della Toscana, che ha avuto la culla della grande Renovazio, e quindi ho avuto l'idea di mettere in scena dialoghi a due voci dei grandi personaggi che vanno da Lorenzo il Magnifico per passare a Pietro l'Aretino, al Vasari, a Michelangelo, fino a uno squarcio sul Tasso, proprio in relazione al Capodanno fiorentino. Sì, è un libro che si interroga sul genio, che cosa è il genio, quindi il Rinascimento non a caso, perché è stato un po' la culla di tanti geni, molti fiorentini, no? Quindi, e quindi ecco, io credo che ci fa riflettere su questo aspetto, e il titolo già ci guida in una certa direzione, perché appunto genio e sregolatezza in realtà è una definizione romantica e poi decadente, invece il Rinascimento era genio e regolatezza. Questi dunque i principali temi della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.